Gentili amici di RR, siamo al Capolinea Baseggio, come potete vedere in fondo c'è la Hyundai dove ci hanno riscontrato un problema, pertanto siamo stati costretti a dover lasciare la macchina, quindi adesso approfittiamo, guardate che meraviglia qui, per capire come i cittadini di questa zona si spostano con i mezzi pubblici. Stiamo andando incredibilmente alla ricerca di un tabacchino per comprare un titolo di viaggio, che ovviamente noi paghiamo i biglietti e siamo contrari all'evasione tariffaria, che purtroppo è un fenomeno diffusissimo, e ci hanno indicato questa stradina, guardate, per raggiungere il tabacchino. Una cosa incredibile, un tabacchino nel nulla, guardate, queste sono le periferie di Virginia Raggi. Proviamo, incredibile che ci sia un tabacchino alla fine di questa strada, cioè, il signore è stato così cortese da indicarcelo. Comunque raggiungiamo il tabacchino, facciamo il biglietto e riprendiamo dopo dalle periferie romane. Cari amici, acquistate il titolo di viaggio alla simpatica tabaccaia. Ora ci rechiamo al capolinea, aspettiamo il bus. Guardate la gente qui, piena di palazzine, purtroppo prive di servizi, e più elementari servizi. Comunque adesso vediamo quanto sarà l'attesa per l'autobus per cercare di avvicinarci al centro di Roma. Caro saluto, a dopo. Eccoci tornati, il bus selezionato alle 3.50, si è passato una ventina di minuti qua, si è visto un solo autobus passare, questo per dire appunto come ci sono interi quartieri che mancano veramente di collegamenti. Adesso aspettiamo ancora sotto il sole l'arrivo del nostro bus.
arrivati a destinazione, ora ci sta per recuperare un amico. Siamo, penso, per una montana degli Uffici della Terra. È stato un viaggio di una quindicina, ventina di minuti. Il bus l'abbiamo aspettato per altrettanto tempo. Come avete notato, purtroppo non abbiamo potuto riprendere in modo continuativo. Per la permanenza nostra, nessuno, guardate che schifo, nessuno ha timbrato, quindi sono tutti abbonati in ATAC. Abbiamo proprio un'azienda che ha un numero di abbonati elevatissimo, oppure come sosteniamo noi da anni, la evasione tariffaria è più alta, molto più alta di quella che ci dicono. Un caro saluto a tutti, grazie per averci seguito, alla prossima, ciao.